Sono tornata con un nuovo video e oggi parliamo di, come avete letto dal titolo, di Shein e di Lidl, perché non ne parlo mai, però me lo richiedete sempre tanto. Ci sono tanti video che mi avete richiesto, che mi sono segnata, quindi arriveranno. Però questo aveva la precedenza tra tutti. Quindi parliamo di Shein, parliamo di prodotti che troviamo alla Lidl. È tanto che non vado alla Lidl, penso da febbraio almeno, sicuro, sì. E tra l'altro volevo andare di recente, avevo detto in questi ultimi giorni che volevo andare a comprare il mio olio anticellulite, quello alla betulla. Mi avete detto, soprattutto l'Elisabetta, alla quale mando un bacio, che non c'è più e io non lo sapevo, e che è stato sostituito da quello al melograno. Vabbè, comunque, cioè, mi dispiace, vabbè, un corno, no, mi dispiace tantissimo. E niente, pazienza, non so, speriamo che venga riproposto. Allora, da dove partiamo? Allora, partiamo da... andiamo un po' a ritroso, perché io ho tanti prodotti, ovviamente tanti li sto ancora utilizzando, tanti invece li ho finiti già da tanto tempo, ma li ho tenuti apposta per fare questo genere di video. Allora, partiamo innanzitutto da questo che lo trovate, che io compro e ricompro sempre. Shein Nature, perché Shein c'è sia la linea proprio biocertificata, ne vedrete parecchia di questa linea, e sia quella Shein normale, anche make-up. Allora, Shein Nature, questo lo trovate, è uno shampoo Wild Rose, quindi alla rosa canina, uno shampoo per lavaggi frequenti, almeno secondo il mio parere, per capelli secchi, qui dice danneggiati, privo di silicone. Ma come vi ho già detto nel video Aircare Routine che vi linko qui, a me piace tanto perché è uno shampoo molto fluido che non mi appesantisce e quindi lo alterno. Quindi io faccio lo shampoo, ne faccio due. Parto con uno shampoo bello idratante e nutriente, pH bio o quello che è, e poi utilizzo uno shampoo un po' più fluido, un po' più leggero, che non mi appesantisce. Può essere lui, possono essere anche altri, che lo sapete, anche quello della Viviverde Coop. Che per adesso non ho nelle scorte, devo dire la verità, ma quello era uno dei miei preferiti. È biocertificato come tutti i prodotti Shein Nature, sono 200 ml. Questo l'ho preso dai terminati, infatti vedo che scadeva nel 2019, ma ne ho uno in utilizzo che avete visto appunto nelle scorte per quanto riguarda i prodotti per i capelli. Per me questo è una garanzia, mi piace tanto, perché non tutti i prodotti purtroppo, benché siano magari bio, non è detto che poi siano validi, ecco, assolutamente. Andando sempre un po' a ritroso, vi dicevo, vi voglio parlare di questa linea che è stata per me, devo dire, un grande amore. Avevo anche la crema notte e non la trovo. Eccola qua. Allora, io non ho apprezzato e praticamente credo di non averla, cioè ho provato qualcosa ma non l'ho tenuta nei terminati preferiti, perché ovviamente non lo è stato, i prodotti al melograno, no, al melograno. Almeno grano erano, aiuto. C'era la linea Wild Rose che io ho apprezzato molto, anche se ovviamente, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ecco, sono prodotti biocertificati. Sì, mi sono trovata bene, una bella crema idratante, ma nulla di più. Ovviamente, qua parliamo di prodotti estremamente low cost, che però comunque possiamo alternare nella nostra routine skincare ad altri prodotti invece che hanno magari più un inci un po' più ricco, diciamo, di attivi, eccetera. L'altra linea era quella, mi sembra, melograno, che non mi è piaciuta, melograno o un'altra cosa che non mi ricordo, Bacchetti Goji, no. Vabbè, erano due le linee, non mi è piaciuta. Questa invece l'ho apprezzata moltissimo, crema giorno e crema notte. Eccoli qui, sono 50 ml ciascuno, sono appunto sempre alla rosa canina, crema notte, crema viso. Mi sono piaciute veramente tanto. I prodotti alla rosa, forse ve l'ho già detto, oltre a idratare, almeno soprattutto questi, mi danno una bella luminosità alla pelle. Non so, i prodotti a base di rosa mi piacciono tanto sulla pelle e quindi ottimo. Questo l'ho ricomprato di recente ed è la crema contorno occhi, buonissima. Ovviamente da giorno, una crema idratante da giorno. Non aspettatevi ovviamente grandi cose. Qui dice Firming Eye Care. Ora, addirittura quello no, no, rassodare forse no, proprio dal giorno al mattino l'applico e anche questa mi rende lo sguardo bello luminoso, riposato, idratato e
È una bella cremina morbida, leggera, appunto per niente pesante, quindi non, insomma, poi dopo si può applicare appunto il correttore e si applica perfettamente. E sono prodotti appunto biocertificati, questo è un 15 ml, 12 mesi il PAO e hanno sempre un costo molto basso. Poi, altri prodotti, sempre andando un po' a ritroso. C'è stata successivamente, è uscita la linea questa strafamosa che è la Lemon & Lemon Balm, ok? Che è praticamente la melissa mousse, questa è sempre la Sea Nature, quindi parliamo sempre di prodotti, aiuto, con Buoninci. Questo mi è piaciuto tanto, ma sapete che ne ho due, cioè questo era terminato, poi ne avevo comprato un altro, non me lo ricordavo, invece non trovo un'altra mousse, adesso poi vi racconto comunque. E fatemi poi sapere se li avete provati, perché insomma sono molto curiosa anche di sapere la vostra opinione. E questa era perfetta secondo me per l'estate, soprattutto per la mia tipologia di pelle che è un po' comunque secca. Non che andava a seccare la pelle assolutamente, ma era molto fresca questa mousse, perfetta per l'estate, quindi però non si trova più perché appunto era una limited edition, direi, però secondo me ogni tanto li tirano fuori, almeno Elisabetta vedo che ogni tanto racconta che qualche prodotto lo ritirano fuori, quindi speriamo. Questo infatti è indicato per le pelli normali e miste, e infatti per l'estate era perfetto, ne ho appunto ancora una in scorta. Poi, cos'era uscita? Andando un po' in ordine, era uscita un'interessante linea, due in realtà, allora che sono? Una è la linea alla mandorla, chi se la ricorda, mi era piaciuta tanto, non so perché non ho trovato gli altri prodotti, perché io avevo la mousse, avevo anche, mi sembra la crema, però non ricordo. Comunque, ottima, questa è la... Cioè, per le pelli sensibili, questa è proprio una linea specifica per le pelli più delicate. E questo contorno occhi, anche questo è molto molto buono, anche questo è delicato per le pelli sensibili, quindi se avete anche un contorno occhi dove c'è appunto la pelle, sappiamo che già è più sottile, no? Che nel resto del viso, e quindi è molto delicata, molto leggera, molto morbida. Forse questa in assoluto è quella che mi piace di più come contorno occhi, benché io amo tantissimo quella alla rosa, ma questa è di una morbidezza estrema, però anche questo mi sa che, ahimè, non si trova più. L'altra linea che era uscita, e che non è quella che intendevo io, e questa è un'altra limited edition, questa è al melograno e bacche di goji, ecco, anche questa Sea Nature, e questa era anche vegan, perché non tutte lo sono. Esatto, tipo questa non è vegan, non so se si vede dalla scatolina che c'è solo scritto, vabbè, comunque anche questa l'ho trovata ottima. Tra le mie preferite comunque, allora, sul podio abbiamo quella alla rosa e al secondo posto quella alla mandorla e al terzo posto questa, però insomma molto molto valida, è un prodotto anche vegan perché tanti di voi mi chiedono prodotti vegani. Quindi lo dico anche per quello, però ripeto e ribadisco, non so se si trovano più questi prodotti, non credo. E questa aveva anche un'azione un po' anti-età, avendo comunque la melagrana e le bacche di goji, quindi anche fortemente antiossidante. Dopodiché, vabbè, la linea appunto, ecco la crema dalla mandorla che a me era piaciuta tanto, però non trovo più, ho solo la confezione vuota, non trovo più la scatola. Era uscita, mi sembra, quando è uscita questa al limone e melissa, era uscito anche il burro corpo, ve lo ricordate? Questo si trova ogni tanto perché so che molte di voi ogni tanto lo riacquistano. Questo è il Tanka Bean and Shea Butter, quindi burro di karité, nutriente idratante per le pelli secche, biocertificato, sono 200 ml. Se si trova, vi consiglio di provarlo. Ecco, volevo dire. Eh sì, è un burro molto idratante, molto anche nutriente, con il burro di karité che si sente moltissimo nella formulazione, quindi nella texture.
Però si sì, fa un po' di scia bianca. Diciamo che alcuni prodotti fanno scia bianca, un po' come tutti i prodotti bio. Anche le creme contorno occhi, se abbondate, ve lo dico per esperienza personale, e però alla fine poi insomma si assorbe. Vedete, cioè, fa un po' di scia bianca, ma comunque è un ottimo prodotto, assolutamente. Poi, che cosa è rimasto? Allora, detergente intimo che sto utilizzando è questo, l'ho comprato proprio a febbraio, l'ultima volta che sono andata alla Lidl fuori Genova, ero. In genere se vado fuori Genova vado in quelle Lidl enormi dove riesco a trovare tutto quello che non trovo a Genova. Questo è il detergente intimo ottimo che ho già comprato e ricomprato, rinfrescante. Questo è con menta e malva bio, mi piace tanto, è rinfrescante ma anche delicato. È fatto così, molto pratico, con il pump, dosatore 300 ml, privo di nickel, eccetera, eccetera. Lo sapete, è un prodotto bio e certificato e anche vegan. Anche questo consigliatissimo. Poi veniamo ai giorni nostri, quindi alle cose un po' più recenti. Allora, innanzitutto un prodotto che compro spesso. In realtà compro soprattutto lo struccante occhi che adesso non ho in scorta, non è male, non è tra i migliori, però insomma da tenere nelle scorte per le evenienze ve lo consiglio, è che l'ho dato a mia mamma quindi ne aveva bisogno e quindi gliel'ho dato. Questa è l'acqua micellare per le pelli sensibili e anche questa non è affatto male, per le pelli sensibili ma anche secche c'è scritto, è molto pratico con queste confezioni che hanno loro un po' come il levasmalto a pump, quindi non si spreca prodotto. Vi dicevo, venendo ai giorni nostri, che cosa abbiamo? Allora, in ordine un po' cronologico, allora avevo trovato questa CN, questa era la linea Gold, non avevo preso la crema viso, non avevo preso, avevo preso solo questo siero, che è un siero antirughe, effetto lifting, vabbè, oro 1%, ovviamente non parliamo di inci, questo non è un CN Nature, questo si chiama CN Gold, che è una linea proprio anti-età, e non mi ricordo se qui c'erano le fasce di età consigliate, no, è nell'altro siero, è un siero fatto in questo modo, quindi si eroga. Allora, non mi ha fatto proprio, non so, è che sono impazzita per questo siero, infatti non ve ne ho parlato tanto. In realtà poi non è così male. Un siero che mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, e che ho comprato e ho trovato soprattutto per puro caso è questo, l'avevo visto sempre dalla Eli ed è il Cellular Beauty. Questo è un siero intensamente idratante, cos'è che c'è scritto? Sì, che dona una bella luminosità al viso, quindi for radiant skin c'è scritto, e infatti mi è piaciuto tanto, l'ho già utilizzato parecchio. Ora questo mi sa che adesso farò il cambio di skincare che sta arrivando il caldo e quindi aiuto. A volte si devo stare attenti perché si svita. E, è un bel siero in crema, non è tanto pesante, forse mi sembra che sia più pesante quello all'oro. Comunque questo mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto. E quindi insomma, se avete occasione, lo trovate, lo troverete anche più avanti in qualche Lidl molto molto ben fornita, prendetelo. Poi, sempre Sien, e in questo caso Sien Nature, perché adesso torniamo di nuovo Sien Nature, c'è anche il balsamo labbra che è alla calendula, ottimo. Non quanto quello di Alverde che è sempre la calendula, però è sempre molto, comunque è buono. E questo però sapete che non so se l'ho mai più rivisto, l'avevo terminato un bel po' di tempo fa. Poi un altro prodotto che tra l'altro lo troverete nei terminati perché l'ho terminato proprio in questo mese, ce l'avevo sul comodino, ed è questa ottima crema mani della Sien alla verbena e al limone, quindi molto fresca, estremamente idratante e boh, mi è piaciuta molto, davvero. E queste piccoline le tengo sempre in borsa, ora in questo periodo ovviamente non uscendo la borsa, adesso la tenevo sul comodino e l'ho apprezzata tantissimo, veramente. Io ne ho tantissime creme mani, non ve ne parlo mai. Poi invece ci sono anche le maschere viso. Allora ci sono queste in crema,
Adesso ho preso questa, ma ce ne sono altre che trovate. Questa è il Q10 ed è antirughe. Queste sono in crema, ve l'ho detto appunto che sono in crema, quindi ce ne sono due, sono in crema. Costano, mi sembra, meno di 1 euro per le pelli mature in questo caso. E devo dire che non sono niente male. Poi ci sono queste di cui avevo fatto scorta un po' per me, un po' per regalarle. Infatti, ne ho utilizzate alcune, non tantissime a dire il vero. Sono sicuramente molto buffe anche da regalare. Io avevo fatto una foto, ma non l'ho mai pubblicata. Non credo, almeno no, no, no. L'avevo mandata alla mia collega, ha riso. Avevo provato questa al panda. No, che ridere, ero, non lo so, un mostro, ecco. Comunque, vabbè, a parte queste cose, cosa sono? Queste sono maschere in tessuto molto blande, sicuramente idratanti, un pochino sì, però non aspettatevi chissà cosa. Questa è una sensazione rinfrescante con acido ialuronico, estratto di fiori di ciliegio, adatta per tutte le forme del viso, 10-15 minuti. Sicuramente sono simpatiche, ecco. No, è una bella idea, è questa, insomma, che sia in ogni tanto si tira fuori delle cose anche simpatiche e divertenti come questa. Idratazione immediata, sì, idratante, ma nulla più. Comunque va bene. Sapete che io prediligo più quelle in crema, però ogni tanto anche queste le faccio volentieri, giusto anche prima di truccarmi, no? Per avere un po' più la pelle più compatta. Questa invece è questa che è simpatica, anche questa. È una maschera in tessuto, Relaxing Tiger, questa qua, e dice sensazione rilassante con tè matcha e allantoina. In realtà c'è scritto allantoina, comunque si sono sbagliati, penso. E anche questa, insomma, idratante, ma vi ripeto, nulla di più. Poi passiamo al make-up. Per quanto riguarda il make-up, ho fatto un decluttering pazzesco, ma penso di non averlo pubblicato perché l'avevo fatto un po' di tempo fa, però non me lo ricordo. O forse ce l'ho sul vecchio computer, sapete che non me lo ricordo. Comunque, sui dei rossetti Sien, perché li avevo comprati, ne avevo comprati tantissimi. Alla fine ho tenuto solo lui, solo uno ne ho tenuto. Quindi Cyan Non Nature, quella normale, questo è il numero 19, esatto, che si chiama Vintage Mauve. Eccolo. L'ho tenuto perché ho detto, ma questo lo potrei tenere perché è un colore che mi piace molto. E quindi ho deciso di tenere solo questo. Quindi, se volete, cioè se siete appassionati di rossetti, ne avete tanti, potete anche evitare. Se invece magari volete provarlo perché così non avete tanti rossetti, provateli, tanto adesso dovrebbero trovarsi. Poi, sempre per quanto riguarda il make-up, i pennelli, questi però sono di Mio Mare, un nome stranissimo che sembra più il nome di un tonno. Quindi Mio Mare. Allora, io ne avevo tre, in realtà sì, manca l'altro che è a lavare, che è quello piatto a lingua di gatto. Li utilizzo tantissimo, li amo tantissimo, non hanno perso peli, sono perfetti e anzi ne vorrei comprare altri. Lo utilizzo a volte anche per il fondotinta, per uniformare velocemente, e questo lo utilizzo a volte per il bronzer o per il blush. Sono ottimi. E erano venduti appunto in una scatola, in un set, con anche dentro il portapennelli, non so se vi ricordate, dovrei avere da qualche parte. Un altro prodotto sempre di Mio Mare, quindi questa marca che è la stessa dei pennelli, è questo, tra l'altro il colore è bellissimo, ed è questa salvietta, come la possiamo chiamare, morbidissima, che io utilizzo sempre, tutte le sere praticamente, morbida, e quindi se avete la pelle sensibile la potete utilizzare con insomma, sicurezza. Io la lavo con un sapone neutro e il giorno dopo è perfetta, è bellissima e quindi ve la consiglio. Poi invece,
era uscita la linea per le sopracciglia. Io ho comprato due prodotti, il secondo è già scomparso, ma forse l'avevo dato a mia mamma. Sì, perché lei ha sempre bisogno di qualcosa e io poi regalo, regalo, regalo. Comunque, questo, allora, il mascara, diciamo, per le sopracciglia era ottimo. Questo invece si chiama Brow Perfect. Allora, il pennellino qui, voi lo mettete poi qui, lo rimettete dentro e lo potete poi utilizzare, poi svitate. È molto pratico, quello sicuramente. Fate così, poi ta 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 ta. Qual è il problema? Allora, il colore perfetto, che appunto io ho scelto il numero 02 Deep Brown, l'unica cosa che si non ci sta fisso, quindi io poi avevo comprato anche il mascarino, quello, e per, ne ho altri, ho quello di Essence, quello di Catrice, quindi quello di Collista, insomma di quei mascara per sopracciglia, quindi va fissato, altrimenti da solo purtroppo non si fissa, e questo è un po' un peccato, e quindi è un po' un ni, però ve lo segnalo. Siamo arrivati alla fine con gli ultimi tre prodotti, che quali saranno? Ta-da! Allora, partiamo dalle ampolle, che non le ho fatte tutte perché devo farvi vedere poi la skincare routine al collagene completa con loro, ma altri prodotti al collagene che sto utilizzando con grande soddisfazione, e magari la posso pubblicare domani, ora vedo un attimo. Se riesco la pubblico domani, ed è la linea Collagen Effect, che non so se si trovi ancora, anche questa l'ho presa, forse, vabbè, comunque non tanto tempo fa. Beauty Express Treatment with Collagen Power Peptide Duo Hyaluron and Porcelain Flower Extract. Comunque, di cosa si tratta? Sono delle ampolle contenenti collagene e acido ialuronico. Dove si apre? Ce ne sono in tutto, quanti erano? 7 per una settimana, o per, allora, innanzitutto la fascia di età consigliata è dai 40 in su, però sinceramente ve le consiglio perché sono leggere. Allora, sono ampolle fatte così, ce n'erano, allora, 1, 2, 3, sì, erano 7, ne ho usate 4, ne ce ne sono ancora 3. Sono queste ampolle. Allora, una intera è un po' tantina da utilizzare per un solo utilizzo, quindi vi consiglio di utilizzarne metà, se volete, al mattino, o metà la sera, oppure forse è meglio alla sera, perché io preferisco utilizzare, come sapete, i prodotti anti-età alla sera, anche se questo è molto leggero, ok? Quindi metà o tutto, oppure metà una sera e metà la sera dopo, e poi utilizzarli a spot, in modo, insomma, o sempre, cioè per una settimana intera, oppure in base alle necessità, cioè se voi vedete che la pelle ne ha bisogno quindi un po'. Poi tanti di voi mi chiedono, al posto del siero si utilizza, come preferite voi? O io no, io la utilizzo in più, quindi dopo il tonico, e prima del siero, e poi utilizzo il siero, sì, perché io poi farò anche una skincare routine smart per le più pigre, ve l'ho scritto anche su Instagram, perché quando o non sto bene o sono molto 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 stanca, faccio una skincare routine un po' smart, saltando giusto massimo 2 step, ecco, non è che bisogna saltare chissà quanti step. Comunque, è una linea che mi ha conquistato. È una linea che mi ha conquistato, queste mi sono piaciute, benché siano comunque leggere, ribadisco, non è che poi facciano chissà che effetto pazzesco. Mi è piaciuta tantissimo, che l'ho presa successivamente, su consiglio sempre di Elisabetta, perché all'inizio non l'avevo comprata, beh, dico no, ma di creme ne ho tante, e sto parlando della Regenerating Night Cream. Perché allora ho tante creme, ma se devo scegliere preferisco prendere una crema notte piuttosto che giorno. E questa cosa fa? Dona idratazione, rassoda e dona elasticità alla pelle, perché il collagene, come sappiamo, è collegato all'elastina. Allora, il tappo è dorato, però è sempre tutto un po' macchiato, pieno di impronte, quindi lo pulisco sempre. Mi dà fastidio anche vederlo lì esposto, che è tutto
Comunque, confezione a vedersi bellissima, in realtà poi è ovviamente in plastica, però comunque elegante, fa la sua bella figura, sono 50 ml e ha una texture pazzesca. Proprio alla sera è una coccola, è morbidissima. Spero vediate quanto è morbida. Ovviamente non la utilizzo tutte le sere, come vedete ne ho ancora un bel po'. Allora, questo colore un po' giallino e morbidissima, piacevolissima. Ovviamente non parliamo di inci verde, ma lo sappiamo. Insomma, possiamo comunque alternare prodotti a inci verde se vogliamo, ovviamente a quelli non verdi, ecco, cioè io faccio così. Se un prodotto comunque mi piace, lo utilizzo anche se non è bio, se non ha un inci verde. Stesura ottimale, non fa scia bianca, rende la pelle morbidissima, vi svegliate con una pelle nuova al mattino. Veramente mi ha stupito. E l'ultimo prodotto che componeva la linea, almeno credo che non ce ne fossero altri, è il fluido antirughe. Quindi è un fluido che è un fluido concentrato che va utilizzato nelle zone mirate, proprio dove ci sono le rughe. Sempre questo con collagene, acido ialuronico e olio di albicocca, riduce le rughe, eccetera, eccetera. E ve lo faccio vedere, sono 15 ml. Aspettate perché c'è il sole, per fortuna. E bello, è bello anche l'applicatore che appunto è preciso per poter andare dove vogliamo, un po' migliorare l'aspetto delle rughe, che sia un po' qua la parte più esterna del contorno occhi, che sia qua o che siano le nasolabiali, insomma, ognuno lo utilizza un po' come crede. E è un fluido, quindi la parola dice tutto, è appunto un fluido molto molto leggero e ora, antirughe forse proprio no, però sicuramente va a idratare e a migliorare la zona, perlomeno questo lo fa. Però sai, con l'uso costante, voglio dire, l'aspetto della pelle può solo che migliorare. Se invece non utilizziamo niente, non può migliorare, giusto? Allora, vi ho parlato di tutto. Tutti i prodotti. Vi saluto, però prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare mi piace se il video vi è piaciuto, se ne volete altri, lasciatemi qua sotto magari, oltre ovviamente le vostre impressioni su questi prodotti, anche le vostre richieste, perché io me le segno e mano a mano cerco di accontentare tutti. Vi abbraccio, un bacio e al prossimo video.